E non è un vero video estivo senza i capelli bagnati. Hello! Sì, mi rifaccio viva dopo 2 mesi di non pubblicazione. E non ho ancora il computer fisso. Uno dei tanti motivi, cioè il motivo principale in realtà, che mi ha impedito di pubblicare video. Ma ve lo spiegherò nel dettaglio nel corso di questo video vlog. Tra l'altro video che mi avete super richiesto, perché su Instagram c'è stato proprio il sondaggio tra video chiacchiere riassuntive del periodo come piace a noi, anche un po' spettegolino, contro il video gameplay horror. E contro anche video gacha, eccetera. Raga, 50 e 50, video chiacchiere, video gameplay horror. Questa è una delle tante novità che si sono palesate così a ciel sereno nel mio canale, ma ne parliamo dopo la sigla, perché c'è una domanda fondamentale a cui voglio rispondere finalmente in questo video. Perché, Demi? Perché? Perché hai lasciato Genshin Impact? Non so quante volte me l'avete fatta sta domanda. Voglio iniziare subito dall'argomento caldo, perché ho lasciato Genshin Impact, un po' perché così me lo tolgo dalle balls e finiamo qui, mettiamo finalmente un punto. Dunque, la risposta è molto semplice. Ho lasciato Genshin Impact per tanti motivi. Non è colpa di nessuno, raga, il gioco è bello, continua a piacermi, va bene. Però mi ha anche un po' stancato il fatto di dover entrare comunque tutti i giorni, obbligatoriamente, lavorativamente parlando, su un gioco per farmare, per portare i contenuti al massimo livello. L'ho fatto per tanti anni, cioè per i primi anni del gioco, ero sempre sul pezzo, ero lì, ho portato il gioco alla beta, lo sapete, ormai ve l'ho detto 50.000 volte, sono stata la prima a fare le build. Va bene così, non mi interessa niente di tutta questa storia, non voglio una coppa, non voglio una medaglia, è semplicemente quello che ho scelto di fare dall'inizio, anche di occuparmi di giochi gacha a livello contenutistico e a livello informativo, è quello che continuerò anche a fare, perché è una cosa che mi piace, ma il portarvi un gioco al massimo livello, no, non sono più disposta a farlo, perché voglio godermelo il gioco, voglio vivere l'esperienza esattamente come voi, di entrare sul gioco, farmare quando mi pare, quanto mi pare, non avere tutti i personaggi, giocarci da free to play e andare avanti. Non è possibile trattare Genshin in questo modo, non per come io ho iniziato questo percorso, avendo tutti i personaggi, testando i personaggi realmente e portandovi le build reali su quella che è la mia reale esperienza, non è stata più una spesa che ho potuto affrontare. In più, il gioco in sé per sé non è mai variato più di tanto, questo mi ha portato comunque per una serie di motivazioni ad allontanarmi sempre di più, motivo per il quale non ho più portato Genshin Impact in live. Mi ero leggermente allontanata per poi portarlo una volta ogni tanto, come vi avevo accennato nel video. Ho abbandonato Genshin? No, lì non l'avevo effettivamente abbandonato. Adesso sì. Cioè, raga, effettivamente io non entro su Genshin da una vita e mezzo, e con la storia sono rimasta alla prigione, a Fontaine, quindi immaginate un pochino. Mi sono assolutamente dimenticata anche dell'Arconquest e tutto quanto. Storia che recupererò, perché come vi ho detto il gioco mi piacciono i personaggi, mi piace tutto. A proposito di ciò, non so quanti amici e anche qualche content creator con cui sono amica mi hanno detto l'hai lasciato troppo presto. Mi dispiace di aver preso una decisione così tanto avventata per alcuni, ma così tanto giusta per quella che è la mia attuale vita. Mi dispiace di non aver cercato di trovare un approccio un po' più mite. Mi rendo conto che una content creator normale vi avrebbe presi per la manina e accompagnati piano piano verso un cambio di programma, un po' più variety, un po' più tranquillamente, per non perdere pubblico. Io sono un ciclone, cambio sempre, cambio spesso, mi piace variare, mi piace sperimentare, sono curiosa di natura, e quindi fossilizzarmi su un unico contenuto non ce la faccio più. Mi è piaciuto tanto, ho avuto tanto riscontro da parte vostra, si è creata una bellissima community e anche parte di questa community si è allontanata proprio perché io il contenuto non lo porto più. Mi dispiace, però io da quando sono su questa piattaforma, e parlo soprattutto di Twitch,
ho come obiettivo quello di creare una community di persone che vogliono stare insieme in live, condividere quelle ore di live o anche questo tempo su YouTube o sugli altri social per parlare di qualcosa che ci unisce, che ci piace e stare insieme fondamentalmente. Non cerco accoliti che mi innalzino perché devo portare sto titolo o perché io porto quella serie di titoli. Non mi interessa. Ad avvalorare questa cosa c'è anche la questione lavoro. Questo è il mio lavoro, ma non solo. Io ho sempre le mani in pasta in qualcosa. Ho un lavoro vero, come lo definirebbero alcuni. Sì, ho un lavoro vero, che comunque è fuori casa e mi permette anche di viverla meglio, questa mia passione da content creator. E mi permette anche di sovvenzionare parecchi level up che faccio al computer o che faccio in generale per questo lavoro. Detto questo, mi dispiace, ma io non porterò più Genshin. Porterò altri titoli gacha? Sì, stiamo portando Wuthering Waves, porteremo ZZZ che uscirà tra pochissimo. Ho portato Honkai Star Rail, ce l'ho ancora l'account, volevo Aventurine, l'ho preso. Farmerò per altri personaggi che mi piacciono? Assolutamente sì, ma quando usciranno e se vorrò e quando vorrò. Vi porterò sempre le pull in live, questo sì, perché è un momento di condivisione con la community. Molto spesso vedrete Genshin proprio per le pull, non ve lo nascondo, perché è un qualcosa che mi fa piacere. Fa piacere anche a voi che mi chiedete di pullare sul vostro account e fondamentalmente è un momento di burdel che a noi piace. Nonostante questa retrocessione per alcune persone, perché effettivamente raga non sapete quanti messaggi mi sono arrivati con da quando non porti più Genshin io non riesco più a seguirti, mi dispiace troppo, ci sono rimasto male, barra rimasta male. E niente, mi dispiace tantissimo, ma che ci posso fare? Purtroppo a me piace variare. Contrariamente a questi messaggi, cosa che mi ha anche rattristato da un punto di vista, perché vedere comunque tanti messaggi di gente che ti seguiva solo per un titolo fa rimanere un po' male. Cioè dal punto di vista di content creator dici, io cerco di comunque creare un ambiente carino, una community eccetera, poi vedere queste persone se ne vanno perché tu un gioco non lo porti più non è bello sinceramente. E contrariamente, dicevo, a quello che stava succedendo su Instagram o su altri social dove mi arrivano messaggi privati, in realtà su Twitch vedevo gente nuova, gente che apprezzava contenuti anche non gacha. Per esempio abbiamo visto Little Nightmares 1 e 2, i due che ancora dobbiamo finire ma lo finiremo, titoli horror in generale, quindi dai random horror, comunque casual di CIO, quelli che ci fanno fare due risate, a quelli un po' più seri comunque che abbiamo portato in live, al boom. Io lo chiamo boom perché è stata una sorpresa letteralmente nella mia vita, che è Kingdom Hearts. Non ho mai giocato a Kingdom Hearts, questa cosa avevo paura di dirla perché è un colosso, no? Di questa portata, è come dire non ho mai giocato a nessun Final Fantasy, un po' hai sempre paura di dirlo perché ci sarà sempre quella persona che ti guarda lì, che ti punta il dito a dire come hai fatto? Cioè, ma davvero? Ma veramente? E ti definisci content creator di videogiochi e tu non hai mai giocato a Kingdom Hearts? Sì, scusatemi, è successo che non ho mai avuto l'opportunità di giocarlo, ma Square Enix mi ha praticamente regalato tutti i titoli possibili e immaginabili. E quindi, grazie a questo mega regalone, ho iniziato a portare il primo, la mia first run, in live. E sono arrivate persone sia da altre piattaforme sia da Twitch, persone anche che sono ritornate un pochino, che non si aspettavano di vedere sicuramente questo titolo e che sono rimaste perché hanno iniziato a capire che oltre al Genshin Impact c'era un progetto Demitat, che era il progetto che è nato su Twitch proprio per stare insieme e costruire una community al di là del titolo. Magari se ne andranno dopo Kingdom Hearts, pazienza, però sto vedendo tante facce nuove e questa cosa mi riempie veramente il cuore di gioia. Persone che arrivano, sabbano e dal nulla così sulla fiducia mi dicono a me fa piacere restare qui. E io sono anche lì a dire, ma sul serio? Non so se me lo merito,
perché io soffro un pochino della sindrome dell'impostore. Penso sempre di non meritarmi qualcosa, magari è il titolo, magari è il periodo, magari siamo a giugno barra luglio, quindi sono finite le scuole, la gente non ha niente da fare, passa sul canale di Demi. Mi faccio sempre mille pippe mentali, devo dire la verità, dal punto di vista dei successi, chiamiamoli così, del canale, e ancora adesso penso che magari è il titolo, magari è il periodo, non lo so. Non so se effettivamente sto facendo un buon lavoro per mantenere questa media così alta, oppure magari fortuna. Forse sono io che effettivamente mi faccio mille complessi mentali, però penso sempre che c'è da migliorare, che si possa migliorare. Penso sempre che effettivamente io possa migliorare nell'approccio, ma del resto io penso sempre di non saper fare just chatting e voi continuate a volere il just chatting, quindi è un po' un controsenso, ma io cerco sempre di accontentarvi finché posso, perché se a voi sta bene, io non capisco perché, ma va bene anche per me. Piccola parentesi sulla mia vita privata, visto che vi ho praticamente portato tantissimi vlog della mia vita privata e poi di colpo ho messo soltanto su dei gameplay. Piccola parentesi della parentesi della parentesi della parentesi, sì, ho messo i gameplay perché prima avevo un editor, adesso l'editor non ce l'ho più, no, perché siamo finiti in malo modo, ci siamo tirati i capelli eccetera eccetera, no, per fortuna no, però ecco, divergenze private, quindi non lavorative ma private, ci hanno portato purtroppo ad allontanarci. In particolare io sono lì a piangere, la mia editor purtroppo è dovuta andare via per problemi suoi personali. E quindi avendo lei che mi editava i video, io avevo modo di caricare roba sul canale, perché non voglio stressare il mio portatile. Ho troppa paura di editare sul mio portatile, perché per quanto possa farlo tranquillamente, è l'unica soluzione che io ho, l'unica alternativa che ho, ed è l'unico portatile che io uso in viaggio. Non voglio stressarlo più di tanto. Già adesso mi sta supportando e supportando con le live. Quindi ritorniamo indietro. Vita privata. La mia vita privata è un casino totale, via! C'è Adam che cresce e adesso siamo a un anno e mezzo. E in un anno e mezzo ha fatto dei salti, dei progressi assurdi. Abbiamo anche tentato l'asilo nido, cosa che in 2 settimane di asilo nido mi sono trovata un bambino completamente diverso, super autonomo, super triste all'inizio perché il distacco è stato bello peso, però dopo veramente 2 settimane era veramente contento di andarci e io super soddisfatta di questo, perché comunque lì al suo ambiente, ai suoi amici, sono contenta. E ho tanto tempo per cercare sia di concentrarmi sul lavoro numero 1, sia per dedicarmi al lavoro numero 2, sia da dedicare comunque ad Adam. E questo tanto tempo è scandito solo dall'organizzazione. Se salta mezza cosa durante la giornata, l'organizzazione va a rotoli e il tempo si trasforma in tempo zero. Questo perché ho imparato anche un pochino a gestire il tempo nel corso di questi anni, da comunque persona nel lockdown che come lavoro aveva soltanto quello di creare contenuti, mi sono ritrovata fuori dal lockdown, quindi per fortuna nella vita di tutti i giorni, con 2 lavori da gestire, 2 lavori e mezzo, e una casa, un fidanzato, perché anche lui richiede il suo tempo normalmente ed è giusto così, ad un bambino da crescere, bambino che non viene tipo portato ovunque perché fortunatamente ci sono i nonni, i parenti eccetera, ma ci siamo soltanto io e il papà, quindi io voglio dedicargli tutto il tempo possibile che ho a disposizione, tra giochi, tra tempo per andare a fare passeggiate e perché no viaggi. Per adesso lo ritengo ancora troppo piccolo per viaggiare, ma ho in programma tante attività per lui nonostante sia così piccolo, attività che vanno bene per la sua età. E infatti, se avete seguito le storie, l'ho portato un pochino ovunque e non perdo occasione di portarlo ovunque anche quando sono dai miei, quindi non lo rilego a casa dei parenti, ma comunque organizzo degli eventi anche per lui, tipo Alice in Wonderland. E in tutta questa fascia organizzativa ho anche tempo di giocare, perché quella è la mia passione principale. È vero che la mia passione è il content creator, ma io ho tantissime passioni, dalla musica al canto, sapete che suono il piano, quindi ho tantissime passioni, anche il custom delle bambole, tantissime
tantissime cose in generale, però ho tempo anche di videogiocare. Non ho tempo di guardare anime e serie TV in questo periodo, e questa cosa la incastrerò forse in futuro, però in questo momento, proprio a parte Bridgerton che mi sono finita in 40 anni dopo l'uscita, ma comunque ho poco tempo. E, mentre, devo dire la verità, tempo per videogiocare ne ho, ma mi scoccia farmare. Sono in quel periodo in cui mi annoia farmare, e questo è stato determinante per la scelta contenutistica delle live. Non riesco a portarvi un contenuto ai massimi livelli, per cui non lo porto affatto. E questo è un po' per articolare la scelta di non portare più Genshin in live, perché dietro una scelta ci sono rinunce, ci sono scelte, ci sono organizzazioni, e per quanto io comunque vi condivida la mia vita privata, cerco comunque di condividere le cose positive. Le cose negative le tengo per me, perché non è questo quello che voglio portare sui miei social. E quindi in tutta questa sfera organizzativa mi fa piacere che comunque ci siano persone nuove disposte a supportare il mio lavoro e disposte a supportare quello che porto live, e perché no, aiutarmi anche economicamente attraverso le sub eccetera, per riuscire anche a portarvi giochi nuovi, perché i giochi costano. E anche la grafica nuova costa, il piccolo level up che facciamo di qualche estensione, di qualche spacchettamento, di qualche qualsiasi cosa insomma che vi porto live, comunque ha il suo costo dietro. E quindi mi fa piacere comunque che attraverso la visualizzazione dei video su YouTube o la sub su Twitch riuscite comunque a supportarmi, e io di rimando riesco a portarvi più contenuti live. Detto questo, io spero di essere stata il più trasparente e chiara possibile su questa fatidica domanda, ma anche di avervi fatto compagnia con le chiacchiere in generale, perché da oggi siamo finalmente online, quindi posso finalmente pubblicarvi i video. Non sarò più off per un bel po' di tempo, mi dovrete sopportare per un po'. Sta settimana dovrebbe finalmente arrivare il computer fisso. E niente, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Ci saranno tanti altri video vlog come questo, di chiacchiere settimanali, ma perché no anche di eventi in particolare. E niente, vi ringrazio ancora, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like e un commentino, perché no, con ribenvenuta ad Emi, non lo so, qualsiasi cosa insomma. Vi mando un bacio e mi raccomando, stay chill, bye!